nata e cresciuta a Milano, per cui il centro sicuramente, forse lo frequentavo più quando ero piccola rispetto ad adesso. Adesso evito un po' il caos, la confusione, preferisco luoghi un po' più tranquilli, un po' più dove si può magari anche stare a leggere un libro, o a pensare, a meditare. Non c'è un luogo in particolare. Germano? A parte San Siro. Sto dicendo il tempio, che è San Siro, perché ho la fortuna di essere lo speaker del Milan! Ed è molto, davvero molto imbarazzante. Io tra l'altro non seguivo il calcio, non seguivo il basket, ho fatto l'ultras per la Pilli. Cioè prendevo le legnate per i succhi di frutta, questo cioè, così una citazione storica. Sono molto legato anch'io al centro, in modo particolare di Accetto le Correnti, perché lì c'è stata il mio primo salto evolutivo, cioè quello della scuola di teatro. Lì c'è l'Arsenale, che è una chiesa sconsacrata, e quindi è un luogo perfetto per cercare se stessi. Ero un ragazzino, non sapevo minimamente che avrei fatto questo lavoro, però mi è stata aperta la porta. Io, grazie alla scuola Arsenale, che vale per tutte le scuole di teatro, non quella in modo particolare, oggi ogni cosa che faccio mi chiedo sempre chi sono e cosa ho da dire, no? Che sono quelle due domande che se te le poni prima di salire sul palco, non dopo, fai bene il tuo lavoro. Quindi io devo, ad ogni angolo di questa città, poi ho fatto il liceo in zona quasi giorgiana, a Niguarda, al Razz, che si chiamava 12esimo. Per cui un po' la periferia, che sono cresciuto e il centro l'ho sempre visto come luogo del momento del divertimento. Poi non ti dico le colonie di San Lorenzo, se no si capisce che tipo di serate facendo. Veloce, Gabriele, tu come vedi il cambiamento di questi anni di Milano? Milano è una città, per tradizione e per cultura, è sembrata una città aperta, no? In questi anni forse, quindi dico anche grazie all'Expo, grazie ancora di più, è diventata una città turistica, visto anche i numeri recenti, ancora lo scorso gennaio ha fatto nuovi record più 8% rispetto all'anno precedente, che era già il record mondiale di turisti a Milano. Come la vedi? Io credo che parta tutto dall'Expo, è stata una spinta sicuramente per i milanesi, da lì c'è stata un'evoluzione incredibile, non so se senza l'Expo forse oggi Milano sarebbe così, però sicuramente... Diciamo che ha dato un accelerato su tutta una serie di... Io credo di sì, dovevamo prepararci in qualche modo ad accogliere insomma, persone nuove, gente nuova, e Milano come era, io ricordo quando andavo negli Stati Uniti da ragazzina, tornavo a Milano e avevo sempre questa sensazione di tornare in un paesino di provincia, perché era tutto così, la sentivo provinciale, piccola, poi mi sembra grande, ma in realtà sappiamo tutto di tutti, non è così grande Milano. E adesso devo dire che questa sensazione non ce l'ho più, per cui sicuramente si è evoluta, sicuramente è cambiata, e io credo che sia partito da lì. Possiamo dire che Milano è una città abbastanza grande per farsi gli affari propri se si vuole, e abbastanza piccola per mantenere i rapporti. Sì, secondo me possiamo sì. È abbastanza piccola per farsi anche gli affari degli altri. Esatto. Diciamo che forse, no, quando mi addentro in un discorso diverso è più il milanese e non Milano, per cui forse non... Ancora ci accusano di essere chiusi, di non essere ospitali, ma non è che siamo freddi, siamo riservati, io credo questo, le persone, i milanesi sono riservati, non freddi.